Caro compagno Enrico Berlinguer, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto nella tua vita di comunista. Ti ringraziamo per quello che ci hai dato ancora in questi ultimi giorni, per quello che ci dici qui, senza parole, su questa piazza. Qualche cosa che la sarà un segno profondo è accaduto in questi giorni. Già la sua campagna elettorale, fatta di una presenza che voleva essere instancabile, ma che non poteva non stancarlo fino all'estremo, mi era parsa il segno evidente di una preoccupazione per una situazione grave della quale, prima di tutto con l'esempio, bisognava dare consapevolezza piena a tutto il partito, all'insieme del popolo. Poi è venuto il comizio di Padova, il suo dare tutto se stesso, quando già le forze gli venivano meno, perché fossero intese le sue parole, perché il suo ultimo monito si trasformasse nel lavoro dei compagni. Insieme al dolore dei comunisti, in questi giorni, straordinaria è stata la commozione di popolo, straordinaria sono state le dimostrazioni di stima, e questo ha detto quanti ne abbiano inteso il valore e l'esempio di una vita in cui la dirittura morale e l'impegno sono state un imperativo di ogni giorno. L'accorrere del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, il suo vegliarlo, il suo volerlo riportare fino a Roma, fino al luogo del partito come compagno di lotta, e poi le prove di stima, le espressioni di cordoglio venute da ogni parte d'Italia e del mondo, la presenza a Padova di autorità e di dirigenti di tutti i partiti, l'omaggio di quanti sono passati davanti alla sua bara, ci hanno detto che cosa Enrico Berlinguer rappresentasse per l'Italia. Ci hanno ricordato ancora una volta quanto alto sia stato il suo contributo, così da essere apprezzato nel paese, nel mondo intero. Ringraziamo di cuore quanto sono qui oggi, tutti quanti sono qui oggi a rendere questa testimonianza, che hanno voluto poter dire: io c'ero. Grande era la preoccupazione di Enrico Berlinguer, innanzitutto per le sorti della pace, per la condizione in cui la corsa al riarmo atomico getta l'Europa e i continenti, per le difficoltà e le incapacità della comunità europea a svolgere il ruolo che pure potrebbe avere, che deve avere, solo per provvedere a se stessa, ma per contribuire in modo decisivo alla ripresa del cammino sulla strada della ragione e della comprensione reciproca. Acuto era il suo allarme
per il deterioramento morale, per il corrompimento della lotta politica, per la crisi delle istituzioni, da cui viene una pesante minaccia alla vita civile, alla coscienza democratica, all'avvenire stesso della Repubblica. Corrompimento e crisi da cui vengono le difficoltà ad affrontare nel modo giusto le questioni economiche, il dissenso dei conti pubblici, il dramma della disoccupazione dei giovani, il pericolo per ogni posto di lavoro, la condizione degli anziani. Corrompimento e deterioramento da cui viene il pericolo per il Paese di scivolare all'indietro. Era venuta proprio da lui la parola austerità, quando ancora molti stentavano a comprendere la necessità e addirittura credettero di poter ritorcerla contro. Ma l'austerità non si può perseguire senza un visibile e concreto sforzo di giustizia sociale, di equità. Ecco perché la prova della così dura lotta di questi mesi, non per la difesa di una classe sola, ma per la volontà di raffigurare l'insieme del popolo italiano. Così per questo i sentimenti di giustizia e la salvaguardia dei diritti essenziali hanno trovato e trovano e troveranno più ancora ascoltatori e interpreti pronti alle difficili battaglie che ci attendono. A queste preoccupazioni egli ha saputo rispondere con l'iniziativa politica e la proposta, ma senza dimenticare mai come l'essenziale è la mobilitazione, la partecipazione delle masse, l'unità. Ed è per questo che voi mi permetterete di interrompere lo scritto per ringraziare il compagno Ottaviano Del Turco per le parole che ci ha detto e che sono arrivate monito e qualche volta fatica a tutti noi. Così nell'azione delle donne, come per rinsaldare le istituzioni democratiche, per affrontare l'opera di risanamento economico, quest'opera costruttiva corso degli anni, assieme alle grandi masse, si è espressa la funzione nazionale del nostro partito, la sua presenza che va ben al di là del nostro paese. Siamo tutti compagni e il partito intero a venire da lontano. Enrico Berlinguer, ancora ragazzo, si era rivolto ai giovani di Sassari per invitarli a guardare al nostro partito, per estirpare il fascismo, per battersi per la libertà e per il pane. Sì, per il pane, se proprio per quelli che furono chiamati i moti del pane, egli fu messo in carcere e in quei mesi il giovane Enrico Berlinguer trovò il modo di iscriversi fra i detenuti politici, fra i perseguitati. Fu nella sua isola segretario di sezione, poi lavorò a Roma appena liberata nel movimento giovanile comunista, con assiduità, con intelligenza, con una modestia che non nascose certo il suo impegno e lo fece invece apprezzare di più. Poi, tra i dirigenti del Fronte della Gioventù,
che noi volevamo espressione unitaria, antifascista, democratica, e che altri partiti rifiutarono invece, ritenendo conclusa quell'esperienza. E quando dopo anni venne ricostituita a Livorno la Federazione Giovanile Comunista, ne fu il primo segretario e la sua opera fu determinante a fare allora che questa federazione fosse una forte, attiva organizzazione di massa. La sua personalità si affermò subito sul piano internazionale, fu eletto presidente della Federazione Mondiale della Gioventù, fu l'organizzatore del primo festival di Berlino, quando, per chi l'avesse dimenticato, allora essere segretario della Federazione Mondiale della Gioventù Democratica voleva dirsi privato del passaporto e impedito di varcare il confine dal ministro degli interni democratico Fanfani. Dopo la federazione giovanile, il lavoro del partito in un intenso rapporto con l'insegnamento di Togliatti, tornò a fare un'esperienza diretta in Sardegna, fu segretario regionale del Lazio, ebbe soprattutto una funzione importante nell'attività di direzione centrale come responsabile dell'organizzazione dell'ufficio di segreteria. E infine, come vice segretario, accanto a Luigi Longo, che aveva raccolto l'eredità di Togliatti e assunto insieme con la guida del partito la responsabilità di promuovere una nuova generazione di dirigenti. Enrico Berlinguer ebbe presto un ruolo crescente nei rapporti internazionali. Capo della delegazione alla Conferenza Mondiale dei Partiti Comunisti e Operai nel 1969, in contatto quotidiano con Longo e la direzione del partito, illustrò là a Mosca con chiarezza e difese con tenacia le nostre posizioni. Propose che di 4 punti del documento che ne uscì, 3 non venissero firmati dal nostro partito. La sua proposta fu accettata all'unanimità dalla direzione del Partito Italiano. Fu quello un segno importante per dare all'impegno internazionalista un indirizzo nuovo nell'affermazione dell'autonomia di ogni partito nella difesa e per la realizzazione piena della democrazia, nell'audacia delle riforme da perseguire secondo le peculiarità nazionali, nel rifiuto di un modello unico. Ma nel 1976, quando la discussione si era svolta, lunga, animata, vivace, e aveva portato a una comprensione di quelli che erano i temi che un internazionalismo e una solidarietà crescente dovevano affrontare, Enrico Berlinguer firmò, dopo aver ribadito la ripulsa di ogni sovranità limitata, il documento della Conferenza Europea di Berlino, nel quale si riconosce che l'esperienza nostra e quella degli altri comunisti esigono un rinnovamento in quei rapporti che non si vogliono rompere, ma che non devono impedire di guardare liberamente più in là.
Ecco che si fece poi promotore di una lunga e non facile marcia che ci condusse a incontrarci ancora una volta con i compagni cinesi. Ecco che volle essere candidato ed eletto al Parlamento europeo per impegnarsi in quel lavoro, non per avere un titolo che avrebbe disdegnato, non per accettare un incarico che avrebbe disatteso. Ed è per questo che ringraziamo qui il presidente Dunker, che è venuto a ricordarci che ha avuto fra i suoi deputati Enrico Berlinguer, che ancora nel voto decisivo per la proposta Spinelli volle essere presente e portare non solo il suo voto, ma la sua parola di assenso. Perché questo dobbiamo ricordarcelo, perché è lezione che vale per tutti noi. Parlò lo stesso linguaggio a Pechino come a Mosca, a Roma come a Strasburgo. Nasce così nelle idee e nella pratica l'idea di un internazionalismo nuovo, fatto di rapporti tra pari, fatto di lealtà e di franchezza, di contributi da ricevere e da dare, di confronto e di critiche quando è necessario. Fu per questo sforzo che si poté sempre più ampliare non solo il contatto, ma il dialogo, il lavoro comune, con tutte le diverse forze che al socialismo si richiamano e che in diversa misura cercano come noi strade nuove. Gli incontri con Brandt e con Palma, con Mitterrand e Papandreou, con Gonzales e con Soares segnarono per noi e furono come un invito per altri, perché si sentisse quanto è grande il bisogno di comprensione reciproca e anche di convergenze, talora assai importanti, pure nelle differenze in qualche caso non lievi. Così non più solo una conoscenza, ma un lavoro comune, come dicevo, è stato avviato. E il risultato di quella politica può essere oggi, deve essere, quello di una riflessione che si sviluppa unitariamente sui problemi comuni a tutta la sinistra europea, a tutti i lavoratori. Vi fu in questa esperienza la maturazione della politica e dell'elaborazione di Togliatti e di Longo, fondate sull'esigenza di estendere la capacità del movimento operaio e del partito, di partire continuamente dall'analisi storica per conoscere le peculiarità del proprio paese, per intendere le possibilità e le necessità della evoluzione della realtà internazionale e per dar vita così a quell'opera di vasta comprensione, di nuove alleanze che deve caratterizzare una forza rinnovatrice, trasformatrice, rivoluzionaria, una forza che vuole essere davvero una grande avanguardia organizzata. Perciò egli riprese più volte, come è stato ricordato dall'amico Rosati, con tanta forza la questione determinante del rapporto tra il movimento operaio e le masse popolari cattoliche, le loro organizzazioni e rappresentanti, come un elemento sempre essenziale non solo per l'unità dei lavoratori, ma anche e innanzitutto per la salvezza della democrazia, per la piena affermazione
dell'autonomia e dell'indipendenza della nazione. È questa solidarietà che ha consentito di difendere le istituzioni repubblicane dall'attacco del terrorismo qui in Italia. E Berlinguer, ricordate, fu protagonista di quella battaglia, tanto più autorevole quanto più netta si era levata dovunque la sua voce per affermare che la democrazia è un valore universale. E fu chiaro sempre nell'affermare la necessità della fermezza. Care compagne, cari compagni, oggi siamo ancora una volta qui su questa piazza. Ci fummo con Togliatti, il capo del nostro partito, il nostro maestro di una resistenza che veniva da lontano e guardava lontano. Ci fummo qui con Togliatti dopo i giorni amari di Yalta, dopo quell'immenso corteo di popolo che parve segnare una data nella storia millenaria di questa città. Ci fummo poi con Luigi Longo, dopo il suo lungo soffrire, quando fu colpito come un combattente che fino all'estremo aveva dato tutto se stesso in un momento difficile, in un momento decisivo per quello che voleva essere e diventava il nostro partito. Oggi siamo tornati qui ancora in un'occasione dolorosa. Siamo tornati con Enrico Berlinguer, che ci ha insegnato anche col suo lavoro appassionato degli ultimi giorni, che ci ha lasciato l'eredità di un impegno sul cui significato umano e politico dobbiamo riflettere. Compagne e compagni, i comunisti non hanno gli occhi solo per piangere. Se asciughiamo una lacrima è per vederci chiaro. Se asciughiamo una lacrima è per guardare lontano delle vicende di un giorno, per rifiutare le meschinità e qualche volta le miserabilità di certa politica. Compagni, compagni, si è detto come ci sia bisogno di coraggio e di lavoro. Siate coraggiosi e forti. Questa è la risposta che gli dovete. Ricordate il monito di Padova, le sue ultime parole. Lavorate, e voi lavorate davvero. Pulla qui a San Giovanni.